Striscia, il mare d'inverno regala suggestioni e talvolta ispirazioni a musici e poeti, ma da queste parti è solito restituire anche il frutto dell'inciviltà di chi ci abita. Camminando sulla spiaggia sentirete sicuramente qualcosa di strano. No, è tutto normale quando si passeggia su Plastic Beach. A terra c'è davvero un po' di tutto, vedete, noi camminiamo, lo facciamo con qualche difficoltà, ma è davvero un'emozione provare per la prima volta il brivido di percorrere qualcosa di così surreale. Sulla spiaggia, infatti, non è possibile intravedere neanche un granello di sabbia, perché a terra c'è un vero e proprio tappeto di scarti plastici. Le bottiglie non si contano, ma non mancano neanche flaconi di detersivi, tubi, taniche di olio motore, thermos, giocattoli e un'ampia gamma di polistirolo. Abbiamo quello a blocco gigante, quello forellato e quello sbriciolato. Guardate a terra quanto ce n'è. Che cosa sono questi? Questo è chimica, che è chimica. Roba che chimica. Sono disturbanti. Sì, è tutti disturbanti, è pieno, guardate quanti ce ne sono, pieni di flaconi sui quali c'è scritto pericolo per l'ambiente. Alcuni sono parzialmente pieni, sì, alcuni sono tappati. Dentro c'è materiale chimico, sì, molto pericoloso per l'ambiente. Pesci, non se ne vedono più. Non se ne vedono più. Ci credo, guardate che c'è. Sorvolando la zona poi, si percepisce la mole di rifiuti arenati, un incredibile colpo d'occhio che restituisce le proporzioni del danno causato all'ambiente. Tutto questo succede perché c'è ancora chi continua a sversare rifiuti sugli argini dei fiumi, che con le piogge abbondanti si riempiono diventando così dei portatori sani di munnezza di ogni tipo. In diverse occasioni abbiamo denunciato lo smaltimento illecito di rifiuti domestici e speciali nei fiumi e nei canali di raccolta delle acque piovane. Nel 2011 le immagini dei reggilagni, pieni di materiale plastico galleggiante trasportato dall'acqua, stupì e indignò tutti. Sul litorale poi, nelle nostre ricognizioni, abbiamo rinvenuto scarti ingombranti in quantità. La spiaggia in questione poi è adiacente al fiume Volturno, più volte definito inquinato e portatore di veleni che finiscono in mare avvelenandolo inevitabilmente. A questo punto mi chiedo, c'è più monnezza su questa spiaggia o più monnezza tra le persone che probabilmente nella testa hanno i rifiuti? Inciviltà questa è più che altro. Inciviltà. Perché buttano tutto di scarica a mare, un mare automatico si distrugge, monnezza che buttano male. Questo avviene generalmente da settembre a maggio. Durante l'inverno. Perché ci sono maneggiati, eccetera. A carico vostro la bonifica? Mio. È chiaro che è a carico mio. Ogni quanto tempo siete costretti a bonificare? È ogni anno. Il mare produce pesce, non produce bottiglia. Che sotto? E con questa massima possiamo dire quindi che il nostro reportage si chiude qui. Ci auguriamo di rivedere presto spiagge vere, magari con la sabbia, ecco, chiediamo troppo. Spiagge con la sabbia, spiagge con la sabbia. Vabbè, per il momento quindi da Castel Volturno è tutto per Striscia Notizia. Luca, abete!